Qui siamo a Fontana Vecchia, una delle sorgenti che abbiamo restaurato nell'ambito del progetto I Cammini dell'Acqua, sponsorizzato da Publiacqua e a cui abbiamo partecipato. Questo progetto prevede il restauro di alcune sorgenti e i cammini che possiamo percorrere per arrivare a queste sorgenti. Qui siamo in un bellissimo bosco, in località Botro, in un bellissimo bosco che d'estate si trasforma in un luogo veramente, veramente piacevole. Questo bando ci ha permesso di portare avanti un progetto che avevamo particolarmente a cuore, quello di avere nella cura del nostro territorio riportato a nuova vita ben 14 sorgenti restaurate, una parte nel bando del 2023 e una parte nel bando del 2024. È arrivato il libro, Cinzia, siamo felicissime del nostro libro, guarda che meraviglia, la nostra amica acqua. Siamo arrivati a concludere questo nostro progetto perché volevamo che i bambini godessero insieme alle famiglie di questa bellezza che abbiamo, la nostra natura, il nostro territorio, la nostra acqua riscoperta, quindi le nostre tradizioni, perché è vero, abbiamo messo le tradizioni insieme a questo nuovo progetto. La tradizione di questo paese è il ghiaccio, perché siamo nella Valle del Ghiaccio e quindi in qualche modo volevamo portare la tradizione insieme al futuro. E cosa migliore è presentarla ai nostri bambini. Così abbiamo fatto questo libretto, che non è un semplice libretto, racchiude tutta la passione che le persone che abitano in questo territorio mostrano per la loro terra. Si parte proprio dalla Valle del Ghiaccio, dal lavoro del ghiaccio, la ghiacciaia come fonte di vita per tutte le persone che abitavano in questa zona. Il lavoro era un lavoro molto duro, però erano molto felici di lavorare e recuperare l'acqua e il ghiaccio e farne un tesoro. E allora come trasmetterlo ai nostri bambini? Attraverso le fiamme, il racconto. Per ogni sorgente che abbiamo riscoperto, abbiamo pensato di inventare una favola.